Buongiorno a tutti, vi abbiamo invitato per presentarvi una collaborazione tra l'amministrazione e la Zeta Robur di basket, la società cittadina, e con l'occasione di presentarvi anche le nuove maglie, la nuova maglia gara che avrà la Robur quest'anno. Bene, sì, grazie a Viviana, grazie a tutti di essere qui. Mi spiace di avere pochi minuti perché l'evento meriterebbe sicuramente molto di più, ma insomma, il sindaco si deve gestire anche gli imprevisti. La cosa che tenevo a dire, per la quale ho chiesto a Marco di venirmi a strappare dalla riunione dov'ero, era che ci tenevo insomma ad essere qui perché ci troviamo di fronte, come dire, a un patrimonio storico della città di Saronno, se così posso dire, la Robur Basket. 65 anni di esattamente, è un patrimonio storico della città di Saronno. Con questo patrimonio storico la nostra amministrazione vuole collaborare in maniera migliore di come è stato fatto finora. Questo non è un giudizio negativo su chi c'era prima di noi, ma è una considerazione sulla collaborazione che da oggi in avanti vogliamo avere con la Robur Basket, che rappresenta un patrimonio storico, rappresenta un'eccellenza delle società sportive saronnesi. Questa bellissima maglietta è in qualche modo il simbolo tangibile di questa nuova collaborazione, che ci permetterà di portare il nome di Saronno ancora di più in giro per oltre Saronno. Quindi il discorso della città sconfinata, che è una delle parole chiave del nostro programma amministrativo, trova concreta realizzazione con questa nuova maglietta e con l'attività sportiva che la Robur Basket fa e farà nei prossimi anni. Noi siamo certi che i recenti successi si replicheranno nei prossimi anni, magari speriamo già da quest'anno, e avranno, come dire, un risultato ancora migliore. La città di Saronno non può che essere orgogliosa di avere al suo interno una società sportiva come la Robur Basket. L'amministrazione comunale non può che essere orgogliosa di questa presenza in città, e questo è il motivo per il quale siamo qui e per il quale abbiamo deciso di collaborare meglio e di più nei prossimi anni con loro. Io mi fermo qui, nel senso che poi nello specifico entra l'assessore Musarò, però davvero tenevo a dire che il sindaco, l'assessore Musarò e tutto il resto della giunta ci tengono insomma a questa collaborazione, ci tengono a portare avanti assieme, in questo caso tramite l'attività sportiva, il nome della città di Saronno oltre i confini della città di Saronno. Questo lo si può fare e lo facciamo con la collaborazione e collaborando con la Robur Basket, con il suo staff dirigenziale, con i suoi allenatori, con i giocatori, insomma, e con tutto l'insieme di persone, e non sono poche, che da anni, 65 anni, permettono a questa società sportiva di girare per l'Italia portando il nome della nostra città. Sì, grazie. Grazie sindaco, anch'io mi associo all'orgoglio di... Sindaco, prima che noi ci magari facciamo la foto. Facciamo la foto. Sì. Con la... Guarda, plaziamo. Perfetto. Grazie. Grazie mille. Allora, intanto ringrazio anch'io il sindaco per la grande sensibilità che da sempre ha dimostrato nei confronti delle attività legate allo sport. Mi associo anch'io a questo momento di orgoglio, di partecipazione, perché il basket a Saronno, come ha detto il sindaco, rappresenta una delle eccellenze, e con le eccellenze noi vogliamo continuare a programmare, a costruire e a immaginarci un modo diverso di portare il nome della città in giro per la penisola.
per cui vi ringrazio per questa opportunità che date alla città. Siamo sicuri che gli eventi sportivi che riguarderanno il basket a Roma saranno sempre di grande fattura e di grande qualità, e da parte mia e dell'amministrazione sarà sempre questa grande sensibilità nel supportarvi. È importante l'aspetto legato anche al marketing territoriale, che si vede, che campeggia su questa maglia, e che da parte del sindaco d'amministrazione è un altro punto di forza collegato allo sport. Lo sport è socializzazione, è relazione, ma è anche e soprattutto, direi in questo caso, la possibilità di portare il buon nome, il valore, la qualità della città in termini culturali, in termini sportivi, per poter viaggiare di pari passo insieme lungo questa direttiva e lungo questa direzione. So già che, come ho visto di persona, badate moltissimo all'aspetto legato all'educazione dei ragazzi e a far partecipare i ragazzi molto giovani alle vostre attività sportive, e di questo vi ringrazio, perché siete un esempio di società di grande qualità e di società sana. Per cui volevo anche mettere al centro l'idea di sport che avete, che, come dire, viaggia insieme alla mia, insieme a quella di tutta la giunta. Per cui bene, andiamo avanti così, e rinnovo i miei complimenti per questo momento, e da parte mia e da parte della giunta ci sarà sempre grande collaborazione con voi. Grazie davvero. Grazie. Niente, devo solo ringraziare sia il sindaco che l'assessore per le belle parole di complimenti fatte alla nostra società. Forse gli anni sono 66, okay. Ci sono dal 55, quindi ho detto 65, sono 66, però vuol dire abbiamo sempre conservato la nostra fattura sia nei tempi passati che ancora adesso. Noi rispettiamo i nostri metodi di gestione, di educativi. La nostra società non è solo la prima squadra, la nostra società sono circa, adesso parliamo prima della pandemia, circa 300 tesserati, disputiamo circa 250 partite ufficiali all'anno, che sono di questa metà in trasferta, quindi organizzando trasferte in giro per la Lombardia con i ragazzi, con le squadre, e altre 125 vengono disputate a Saronno, però la disputa di una partita prevede il repertista, prevede il segnapunti, prevede il cronometrista, cioè coinvolgiamo nella nostra attività una marea di persone, soprattutto sì. Oltre ai dirigenti, anche con l'apporto, facciamo tutto questo, con l'apporto dei genitori, perché danno la loro disponibilità, che altrimenti non saremmo in grado di supportare tutto. Niente, farei un passo indietro di quest'anno, tornando un po' a quello che è stato l'episodio della rinuncia di quest'anno, che al di là di quello dell'amarezza, di quello che è stato, perché rinunciare non fa mai bene a nessuno, a un diritto acquisito sul campo. Però da qui penso siano nate le opportunità, delle opportunità importanti, sia dal punto di vista economico legato allo sponsor, che diciamo così ha garantito per le annate future la possibilità economica di fare questo passo superiore, nella categoria superiore. E oltre a questo, anche questo coinvolgimento ha sollevato e ha dato questa opportunità, questo coinvolgimento del comune nei nostri confronti. Noi siamo una società forse un po' atipica rispetto a tutte le altre, perché non utilizziamo gli impianti comunali, ma utilizziamo impianti privati, con dei costi che sono a carico nostro, riguardo tutto, dai consumi, l'affitto, la manutenzione, le pulizie, ogni cosa è a carico nostro. Le strutture le abbiamo sempre pagate noi, dai canestri al pavimento,
Quindi siamo una società diversa dalle altre, perché le altre si appoggiano al comune chiedendo l'utilizzo di certi impianti. Ecco, questo riguardo a noi è un atto simbolico, questo, che io spero che poi possa diventare più concreto nel futuro, con come si può dire, degli aiuti nel momento in cui noi dovremmo aver bisogno non di soldi per fare i campionati, ma di aiuti per acquisire materiale tecnico, attrezzature, cose del genere, perché questo qui sarebbe di grosso aiuto anche per noi, insomma, tenendo conto che utilizzando poi le strutture private lasciamo libero alle altre società la possibilità di utilizzare a maggior ragione gli impianti comunali, ecco. Quindi non graviamo su questa ragione. Niente, mi fa molto piacere, comunque dicevo prima, questa attenzione da parte del comune. Noi abbiamo sempre lavorato un po' sotto traccia, no? Un po' per conto nostro, senza tanto chiedere a nessuno. Quindi è un gesto che credo è molto apprezzato sia da me personalmente che da tutti quelli che compongono la nostra società. Niente, un gesto molto positivo che inizia così e speriamo possa avere un futuro più concreto. Grazie. Dico, ecco, rinnovo da parte nostra la disponibilità. Questo è tanto l'incipit di questa storia di basket che iniziamo a costruire insieme tra la nostra amministrazione e la vostra società. Posso dire una cosa? Ezio ha già descritto ovviamente quali sono i numeri della società. Io voglio proprio porre l'attenzione, la vostra attenzione sul discorso del settore giovanile, no? Perché appunto, come diceva Ezio, siamo circa 300 tesserati. Usciamo da una 2019-2020 e 2021, che notate che è inutile che le stiamo a descrivere, perché voi capite bene i problemi che ci sono stati e soprattutto i costi aggiuntivi per tamponi e compagnia cantante. A parte i 300, no, tesserati di cui diceva Ezio, insomma, in totale saranno almeno, Diego, più di 12 squadre, giusto? Sì. E volevo con un minimo di orgoglio porre l'accento sui risultati che non solo la prima squadra l'ha ottenuto, no, che tu sei già più fresco. Quante promozioni? Abbiamo fatto, sono 4 finali negli ultimi 6 anni. Ecco, io volevo invece porre l'attenzione sui risultati del settore giovanile, perché anche il settore giovanile sta dagli anni 80, dico bene Ezio, più o meno dagli anni 80, grandi risultati in termini di vittorie di campionati regionali, eccetera, che non è che siano fine se stesso, perché come mi ha sempre insegnato quando mi sono approcciato prima da genitore, eccetera, chiaramente l'obiettivo dei genitori e dei ragazzi è quello di vincere il campionato, perché dire, mentre chiaramente l'obiettivo della società è quella di produrre giocatori utili per la prima squadra, no? Magari anche a scapito di una vittoria, cioè in mente una vecchia partita di 20 anni fa, persa perché l'allenatore non vuol far giocare a zona la squadra, ma perché chiaramente giocare a uomo è più performante poi in futuro. E quindi appunto noi concludo dicendo che abbiamo 5 ragazzi in prima squadra che sono frutto del vivaio di Saron, più qualcuno in giro, qualcun altro in giro. E questo è l'obiettivo generale, diciamo, da... Questo è il punto che mi piace sottolineare. Prima ho visto la partita e parlando appunto con i vostri allenatori mi sono accorto che avete questo animus, no, di portare avanti il vivaio. Per questo parlavo di società lungimirante e di società sana. È importante per sulla visione dello sport che ho io, ma che il sindaco e la giunta, insomma, condivide appieno. Quindi grazie ancora per questo modus operandi che di contraddistingue. Ecco, secondo me dobbiamo spiegare fattivamente di che cosa si tratta, perché viene detto tutto. Prego. Sì, no, questo connubio viene in qualche modo ufficializzato con un monumento storico riportato sulla maglietta della nostra città, che è la Ciuchina, con in mano un pallone da basket e la scritta Saronno, città di basket. Penso che sia
proprio simboleggi proprio l'unione tra questo sposalizio tra il basket e la città di Saronno. Ripeto, siamo credo molto contenti di questa situazione e ci dà anche una spinta, credo, anche per fare le cose sempre meglio, perché un po', lo dico da tempo, cioè noi vecchi dirigenti siamo un po' spenti, no? Nell'entusiasmo, nelle cose da fare. Questo qui può essere un motivo di dare una spinta ulteriore alla nostra voglia di farci. Bene. Anche i colori sono quelli speciali. Da un po' di anni non erano così. Sì. No, giustamente poi si torna al colore storico di Saronno, come la bandiera, il bianco celeste, e quindi diciamo c'è questo ritorno. Erano forse 15 anni che non si portavano i colori storici, ormai va di moda a mettere di tutto e di più, e quindi c'è questo ritorno al colore di Saronno e al monumento che ricorda la città di Saronno. Della prima squadra, delle giovanili? Non ho niente della prima squadra, però il simbolo verrà riportato, vabbè, a parte nelle campagne marketing, le varie uscite, credo anche forse nelle, non so se abbiamo già messo per risposto qualcosa. Non so rispondere. Potrebbe essere anche sulle magliette delle giovanili. Dovrebbe essere anche sulle magliette delle mini basket, piccolini. Sì, no, erano già lì. Allora non bianco, blu? Sì, no, era un bianco azzurro, diciamo, ma non celeste così. Però tutti gli anni celeste. Sì, sì, perché le maglie poi cambieranno rispetto agli anni scorsi. No, volevo precisare, il contributo del comune è puramente simbolico, non è che copre neanche il costo del rifacimento delle mani, però è apprezzato questo gesto di direzione, di inizio di collaborazione. Inizio di collaborazione, questa è la cosa più importante. Cioè, quindi non ci hanno dato soldi. Io penso, sinceramente penso che le società sportive si devono gestire per conto loro. Come ho già detto al sindaco, il comune eventualmente si deve occupare di dare le strutture necessarie alle società sportive per svolgere l'attività nel modo più congruo. Comunque, se mi prende, storicamente, perché me ne occupavo io anni fa, c'era la consulta sportiva ai tempi e c'era, penso, un fondo nel budget comunale che era, diciamo, distribuito tra le varie società sportive in funzione dell'attività svolta. Finisco su. Fu tolto anni addietro quando il comune è stato commissariato perché era caduto il sindaco. Dovrei dire forse la prima volta di Luciano Porro sindaco, che è durato poco, poi la maggioranza è caduta la maggioranza e poi quindi c'è stato il commissario per le nuove elezioni. Da lì è stato un po', chiaramente il commissario ha fatto la gestione ordinaria, ha tolto il contributo e poi le varie amministrazioni che si sono succedute, mi sembra che sia rimasta così in sostanza. Allora, faccio un piccolo inciso, grazie per la domanda perché è molto interessante. Allora, da quando ci siamo insediati, dal gennaio di ottobre, per 4 volte ho convocato la consulta dello sport, di cui fanno parte al momento 27 ASD. Perché 27? Perché devono avere alcuni criteri per poter rientrare in consulta. Il Comune di Saronno, questa amministrazione, ha aumentato del 75% i contributi alle SD, che però dimostreranno di avere alcune caratteristiche, vale a dire di garantire lo sport ai ragazzi diversamente abili, implementare lo sport per quanto concerne il gentil sesso e in ultimo e non per ultimo dare la possibilità ai ragazzi attenzionati ai servizi sociali di essere accolti nelle loro strutture. Quindi è una problematica che stiamo prendendo in considerazione, che ci sta a cuore, quindi aiutare le ASD che però devono in qualche modo abbracciare la nostra linea di comportamento per quanto concerne lo sport a lato senso. Okay? Quindi l'abbiamo riattivata, io ci tengo moltissimo alla consulta. Per esempio, il 12 settembre abbiamo organizzato la manifestazione, è stato proprio frutto della collaborazione della consulta, perché diversamente da solo non lo posso fare. Chiaro. Sono loro che hanno questa, diciamo, possibilità di consultarsi con me e di rendere
come dire, più agevole il percorso dello sport in città. Benissimo. Grazie. Benissimo, anche perché appunto, cioè, le amministrazioni non erano più solo che si sono succedute, chiaramente poi si è fatto il conto con la crisi, cioè la crisi generale, la crisi economica, per cui insomma. Bene, le priorità diventano altre. C'è qualche domanda? Esatto, ci sono domande. Come si chiamano? Allora, io sono Alessio Vaghi, presidente della società. Lui è Giuseppe Rizzi, ecco qui volevo fare, è consigliere federale nella FIP. Volevo fare anche un inciso. Noi oltre che gestire la nostra società ci siamo sempre occupati anche in modo congruo dell'attività nazionale, cioè nel senso che io sono stato per almeno una dozzina d'anni rappresentante delle società in seno alla Lega delle società, quindi occupandomi di strutture di tutta Italia praticamente. Causa l'età mi sono tolto e lui ha proseguito, diciamo un po' così, la carriera in questo. Lui è stato presidente del settore giovanile e naturalmente non può ricoprire una carica di questo tipo essendo stato eletto negli organi federali, ed è consigliere federale a Roma, rappresentante delle società italiane, cioè, quindi una carica molto importante. Bene, complimenti. Bene, possiamo chiudere. Non posso. Possiamo chiudere qui se non avete altre domande. Grazie. Grazie a voi.